un collegamento tra i quartieri, ma anche tra frazioni e comuni differenti. Questo rappresenterebbe, tra le altre cose, la tanto sospirata ciclovia adiacente all'ex ferrovia Fano Urbino, per cui esiste già un progetto e per cui sono già stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro. Ma la regione vuole rimettere mano alle carte, il tempo stringe e per questo la maggioranza consigliare del comune di Fano ha deciso di mettere il turbo. Attraverso un video promozionale, un ordine del giorno di prossima approvazione per spronare l'amministrazione regionale a fare presto e un vero e proprio appello ai cittadini. Siamo qui nel tratto della ex ferrovia Fano Urbino per fare un appello a tutti i cittadini per far sì che insistano con la regione per realizzare il progetto per cui c'è già un finanziamento di 4,5 milioni di euro che prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile a fianco dei binari della ex ferrovia. È un progetto che è finanziato dall'Unione Europea e rischia di essere bloccato per una rivisitazione del progetto stesso. Rivedere il progetto per distanziare ulteriormente la linea della ciclabile, come vorrebbe fare la Regione, rischia di farci perdere 4,5 milioni di euro. Questo per realizzare un domani, fra forse 20 anni, non si sa, una linea ferroviaria di cui ancora non sappiamo la realizzabilità, ma sappiamo i costi, sarebbero esorbitanti, 130 milioni stimati, milione più, milione meno. Ora, quello che noi chiediamo è acceleriamo e realizziamo finalmente questa ciclabile. La dovevamo realizzare già 20 anni fa, non lo abbiamo fatto, facciamolo adesso. Quando un domani, se mai, si dovesse riuscire a realizzare una ferrovia e dovesse verificarsi che il rapporto costi-benefici sia adeguato, cosa tutta da verificare, a quel punto, anche se dovessimo smantellare la ciclabile, l'avremmo usata, avremmo avuto un territorio ricucito nella mobilità dolce. È il momento di prendere una decisione, non possiamo farci scudo con dei pareri negativi ministeriali, perché sappiamo che questi pareri sono perfettamente superabili, basta appunto la volontà politica amministrativa di portarli avanti e di superarli. Andiamo avanti, abbiamo 4,5 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione che ci scadono a termine del 2021 ed è questo il momento di andare avanti e di non aspettare altro tempo. Ci sono degli ostacoli tecnici? Sì, l'assessore alle infrastrutture della Regione Marche ha detto che esaminerà un percorso a 5 metri dal tracciato e non a 1,5. Come sappiamo ci sia già il progetto negli uffici della Regione. Ricominciare la progettazione richiederebbe altre risorse, perderemmo le risorse che abbiamo attualmente, i 4,5 milioni di cui parlavo prima, e quindi non possiamo, perché questi due pareri che riguardano uno autostrade mentre l'altro riguarda Ferrovie dello Stato sono dei pareri prettamente di tipo tecnico e appunto, come dicevo prima, basta la volontà politica per poterli superare e andare avanti in questa opera di fondamentale importanza. Un'opera del genere avrebbe anche dei vantaggi enormi anche a livello turistico. Sì, certamente a livello turistico è una cosa molto importante, perché sappiamo bene che la ciclovia adriatica, che diciamo passerà su tutta la parte del litorale, sarà praticamente una bellissima cosa che porterà tanto turismo appunto delle due ruote, che adesso sta veramente una grandissima espansione. Se pensiamo che di poter avere anche questa possibilità di poter addentrarci nell'entroterra della nostra bellissima zona, dove praticamente questa ferrovia, che adesso non viene più usata da ormai tantissimi anni, dal 1987, diciamo, c'è la possibilità di poter fare in modo che una pista ciclabile possa passare adiacente